Come ultimo esercizio, dimostriamo che ogni 3 decibel l'intensità sonora raddoppia. L'esempio classico è quello di prendere due frigoriferi che emettono un rumore di 41 e di 44 decibel, misurati ad una stessa distanza. Se andiamo a calcolare le loro intensità sonore, invertendo la formula della scala decibel, una volta sostituendo qui 41 decibel e un'altra volta 44 decibel, andiamo a calcolarci l'intensità sonora e troviamo una volta questo risultato, che è l'intensità sonora del frigorifero A, quello che fa meno rumore, e invece il frigorifero B troviamo un'intensità sonora doppia, circa doppia, 2,51 rispetto a 1,26. Quindi l'intensità sonora emessa dal frigorifero B è circa il doppio di quella di A. Questa non è la dimostrazione, è soltanto un esempio concreto per far vedere che due livelli sonori distanziati da 3 decibel, in pratica uno è il doppio dell'altro come intensità sonora. Questo accade perché la scala dei decibel è una scala logaritmica e non lineare. La dimostrazione nel caso generale è qua. Facciamola al rovescio, cioè immaginiamo di sapere già che l'intensità del frigorifero B, l'intensità sonora, è il doppio di quella del frigorifero A. Adesso applichiamo questa formula al dritto e andiamo a calcolarci il livello sonoro emesso dai due frigoriferi. Cominciamo con il livello sonoro di B, che per definizione è 10 per il logaritmo del rapporto tra IB e la soglia di udibilità. Ma al posto di IB mettiamo il doppio di IA. Applichiamo la proprietà dei logaritmi, per cui il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi, quindi abbiamo il logaritmo di 2 più il logaritmo di questo rapporto. E moltiplichiamo per 10 tutti e due questi termini, in modo che 10 per il logaritmo di IA su I0 venga il livello sonoro di A. Quindi abbiamo 10 logaritmo di 2 più il livello sonoro di A, ma 10 logaritmo di 2 è circa 3. Infatti il logaritmo di 2 vale all'incirca 0,30. Quindi abbiamo così dimostrato che il livello sonoro di B è uguale al livello sonoro di A più circa 3 decibel. In conclusione, ogni volta che aumentiamo di 3 decibel il livello sonoro di una sorgente, stiamo raddoppiando l'intensità sonora. Se avessimo un altro frigorifero C che emette un livello sonoro di 47 decibel, la sua intensità sonora sarebbe il doppio di quella del frigorifero B e il quadruplo di quella del frigorifero A. E così via. Ogni 3 decibel che cresciamo di livello sonoro, l'intensità sonora raddoppia. Ogni 3 decibel l'intensità sonora raddoppia.